Ciao a tutti, oggi sono qua per fare due chiacchiere con voi riguardo al modo in cui è cambiato, diciamo, il mio approccio alla book community. L'altro giorno stavo scrollando la mia sezione di iscrizioni qua su YouTube e ho notato che non seguo più praticamente nessun booktuber, né italiano né straniero. E questa cosa mi ha fatto un po' riflettere perché fino a, non so, 2 o 3 anni fa seguivo tantissimi booktubers. Seguivo tante persone che parlavano di libri, magari nemmeno in maniera esclusiva, tra le altre cose magari parlavano di libri e seguivo tante di queste persone. Che cosa è cambiato in questo tempo? Penso che siano cambiati molto i miei gusti, le mie esigenze, diciamo. Non ho smesso di seguire persone che parlano comunque di libri online, semplicemente ne seguo molti di più su altri social. Infatti, ad esempio, su Instagram mi sono resa conto che seguo principalmente persone che parlano di libri, magari che parlano di libri anche in maniera molto molto diversa dalla mia e che parlano di libri che magari non leggerei mai. Dico un po' così perché io in realtà cerco di non pormi mai veri e propri paletti, però è per spiegare che seguo anche persone che magari affrontano dei generi che mi sembrano inavvicinabili per quelli che sono i miei gusti o che comunque parlano di titoli che non rientrano fra le mie priorità. Questa differenza, diciamo, mi ha colpito e ho cercato di pormi per quale motivo su YouTube ho smesso di seguire quasi completamente tutte le persone che parlano di libri, anche persone che magari posso ritenere, diciamo, conoscenti, non veri e propri amici, ma persone che magari anche conosco. Detta così magari sembrerò una cattivissima persona, in realtà c'è un motivo dietro questo. Preferisco su YouTube, che è un posto non sempre per me piacevolissimo, nel senso che molto spesso mi genera ansia. Nell'ultimo periodo, in particolare guardando certi commenti, mi è tornata un po' di ansia. Perché per quanto magari uno possa essere abituato a stare online, certi commenti comunque, anche se provengono da persone che non ti conoscono, che non sanno nulla di te, possono comunque far male e ferire. Quindi YouTube lo vedo come un posto non sempre felicissimo per me. Proprio per questo ho cercato con il tempo, magari anche inconsapevolmente, di tenere soltanto quello che, tra virgolette, mi dà gioia, un po' al metodo Marie Kondo. No, scherzi a parte, sto cercando di farlo in realtà con tutti i miei social, ovvero di seguire soltanto quelle persone che mi lasciano qualche cosa, che magari mi danno un vibe positivo. Questo non significa che siano persone sempre solo positive, che promuovono la positività o che sono estremamente solari, eccetera eccetera, ma persone da cui magari io riesco a cogliere qualcosa di positivo, oppure persone che mi lasciano veramente qualche cosa, i cui contenuti trovo effettivamente utili. Anche se magari non ne fruisco tutti i giorni, trovo qualche idea magari da salvarmi per il futuro. Sto cercando veramente di sostenere solo quelle persone in cui credo che mi lasciano veramente qualche cosa. Penso che questo non sia utile soltanto per me, che comunque seguo e sono spettatrice, ma anche per chi crea contenuti. Ha più senso che chi ti segua sia effettivamente una persona interessata a te e che cerchi nel suo piccolo di supportarti, anche semplicemente guardando i video, mettendo mi piace alle foto, lasciando un commento una volta ogni tanto. Io rientro fra quelle persone che seguono in maniera silenziosa. Ci sono delle occasioni in cui cerco di sforzarmi di lasciare magari un commento, perché penso che possa essere utile da entrambe le parti, proprio perché nel mio piccolo cerco di mettermi dall'altra parte ed è brutto quando non si ha un feedback. Detto questo, perché magari su Instagram sono portata a seguire delle persone con gusti molto differenti, che parlano di libri in maniera diversa dalla mia, eccetera, eccetera, magari su YouTube no? Perché mi sono accorta che preferisco un contenuto come quello che riesco a trovare su Instagram rispetto a quelli che trovo su YouTube. Mi spiego. Con il tempo mi sono accorta che guardavo sempre meno video inerenti ai libri qua su YouTube e mi sono chiesta per quale motivo, perché magari, che so, il video di persona X non lo guardo, non mi interessa più, però magari seguo la persona X su Instagram e magari mi piace tantissimo seguire, mi piacciono i suoi contenuti.
La differenza sta proprio nel mezzo, magari per come sono cresciuta io, magari sono cambiati un po' i miei gusti, non lo so, semplicemente in questo momento vedermi una video recensione di magari 20-30 minuti non mi interessa più, non mi entusiasma, non mi lascia quella cosa che può lasciarmi una recensione magari invece un po' più concisa e diretta che so su Instagram. Qua dipende tutto veramente dai gusti, non c'è giusto o sbagliato. Forse anche la ripetitività dei format qua su YouTube mi ha un po', diciamo, stancata, ovvero vedere le ultime letture, letture del mese di tutti quanti, i book haul di tutti quanti, i book tag di tutti quanti. Sapete che io un po' ce l'ho questa cosa dei book tag, non mi entusiasmano particolarmente. Però invece tantissime persone entusiasmano, divertono, intrattengono, quindi veramente dipende dai gusti. Forse, non dico che sia più difficile essere diversi e originali qua su YouTube, perché secondo me anche riproponendo un format che magari fanno tutti si può essere comunque originali perché si dà la propria impronta. Forse non seguivo le persone giuste, non lo so, io questa impronta personale non l'ho più trovata, non ho più trovato qualcuno, a parte pochissime eccezioni che sono poi i canali che effettivamente seguo ancora, la personalità dietro alle varie letture, perché se alla fine voglio leggermi semplicemente la trama, un breve commento, posso andare appunto su Goodreads o su Instagram. Motivo per cui magari seguo molte più persone su Instagram proprio anche solo per avere a colpo d'occhio una panoramica generale di ah, è uscito questo, l'hanno inviato a Pinco Pallo, ne pensa questo, poi l'hanno inviato a quest'altra persona, ne pensa quest'altro. Cerco di farmi un po' un'idea, tra virgolette anche per tenermi aggiornato su che cosa è uscito, che cosa potrebbe esserci di interessante per me o per qualcuno che conosco, perché alla fine a me piace anche regalare libri e fumetti, quindi non mi interessa soltanto tanto di quello che potrebbe piacere a me. E in linea generale sono sempre stata una persona curiosa, quindi seguo tante persone con gusti anche molto diversi dai miei perché mi piace sapere che cosa leggono loro, mi piace sapere, curiosare di che cosa parla magari questo libro che ho visto in vetrina, in libreria tempo fa, ovviamente parlo di mesi e mesi fa perché una libreria non la vedo più da boh, 2 mesi e passa. Comunque, il senso è quello, magari vedo di sfuggita sul giornale da qualche parte un libro, mi può incuriosire sapere, avere un'opinione, diciamo, anche breve da parte di una persona a cui è piaciuto, non è piaciuto, comunque che è in linea con i suoi gusti. Può sembrare brutto da dire, ma appunto io Instagram la vedo molto più come una vetrina, tra virgolette un catalogo da sfogliare per vedere che cosa c'è, sia di nuovo che magari cioè, sono stati pubblicati talmente tanti libri che magari ultimamente si tende a concentrarsi sulle novità, sulle ultime uscite, ma ci sono tantissimi altri titoli che sono usciti un sacco di tempo fa e magari me li sono persi, non li ho visti ed è bello poter vedere così tanta varietà. Forse è questo che mi manca un po' qua su YouTube, la varietà. Vedo magari girare sempre gli stessi titoli, cosa che succede anche su Instagram, ma non so per quale motivo, forse di nuovo è a seconda delle persone che seguo, non lo so. Mi sembra che ci sia più varietà. Forse c'è anche, tra virgolette, più creatività nel fare una foto, anche semplicemente associandola, che so, a un piatto, a un vestito, a una libreria, a un angolo di casa, o ci sono tantissime persone super creative su Instagram che utilizzano anche Photoshop per ricreare le copertine dei libri e fumetti o comunque qualcosa inerente alla lettura che hanno appena fatto. Non dico che qua su YouTube non ci sia, ma magari è anche più complicato, più laborioso riproporre qualcosa del genere. Sono due format, cioè due piattaforme completamente diverse. Faccio molta fatica a seguire con costanza magari una persona su YouTube perché magari non tutti i suoi format, non tutti i suoi video inerenti ai libri, fumetti mi piacciono o mi interessano, ma questo penso che sia normale con qualsiasi persona che si segue. Ci sono dei video magari che ti interessano e dei video che ti interessano meno. È normale. Però mi ha colpito molto questa cosa perché appunto stavo guardando qualche giorno fa e ho visto che nelle mie iscrizioni non c'era praticamente più nessun canale di libri e di nuovo non è perché io ce l'abbia con qualcuno o perché non voglio sostenere i miei amici o altro, semplicemente perché, come vi dicevo, mi piace l'idea di poter creare, almeno online, visto che posso scegliere, nella vita reale non si può scegliere sempre
in che posto, diciamo, essere, circondarsi da certe persone. Online sì, possiamo scegliere chi seguire. E potendo scegliere, voglio circondarmi da persone che magari mi lasciano qualche cosa. Così come nel tempo variano un po' i gusti in fatto di letture, penso che possano cambiare anche i gusti in fatto di fruizione dei contenuti. Adesso ho fatto ad esempio l'esempio di persone che parlano di libri e fumetti online, ma potrei applicare questa cosa benissimo anche a persone che parlano, che so, di cucina o di cucito. Semplicemente a seconda delle proprie esigenze, giusto secondo me trovare il mezzo più in linea con quello che stiamo cercando. Nel mio caso, su Instagram riesco a fruire in maniera molto più rapida, diciamo, di certe cose. Se poi qualcosa mi incuriosisce, ecco, una cosa che è capitata molto spesso è che magari ho trovato un profilo o un titolo che mi incuriosiva particolarmente, me lo sono andata poi a cercare su Google, mi sono letta, che so, il blog, oppure nel caso questa persona avesse un canale YouTube, sono andata a spulciare il canale, eccetera, eccetera. Quindi non è che una cosa preclude l'altra, e soprattutto non è detto che magari in futuro io non torni a seguire i canali che magari seguivo tempo fa, o anche solo a guardare ogni tanto dei video, dei contenuti, perché anche se magari non sono iscritta al canale, che so, Y, non significa che magari ogni tanto mi capiti di vederne un video, magari mi capita in home, magari facendo una ricerca mi spunta fuori il video. Ripeto, dal momento che abbiamo il potere di scegliere chi seguire e chi sostenere nel nostro piccolo, ma soprattutto di chi circondarci, invece che farci venire un po' il nervoso, lo stress, oppure sensazioni non tanto positive, secondo me vale la pena invece seguire chi ci può effettivamente lasciare qualche cosa. Spero di non essere stata troppo confusionaria, spero che nessuno se la sia presa per questo video. Io comunque ho cercato sempre di parlare da spettatrice, da tra virgolette follower. Io non mi sento in competizione con gli altri, non voglio essere in competizione con gli altri, non vedo le persone che fanno magari video come me o creano contenuti come me come competitors. È una cosa che veramente non mi piace. E mi erano semplicemente delle riflessioni e sono curiosa di sapere la vostra qua sotto nei commenti. Soprattutto fatemi sapere se capita anche a voi, magari a periodi, di svoltire la sezione iscrizioni per questo motivo, perché magari vi sentite in ansia e volete circondarvi invece di cose utili o positive o in linea con il mood in cui siete in quel momento. Se avete notato anche voi magari dei cambiamenti col passare del tempo, magari fatemi sapere quali sono secondo voi i canali qua su YouTube che parlano di libri, ma soprattutto di fumetti, visto che secondo me ce ne sono veramente pochi, che vi piacciono particolarmente, che trovate sempre, che sto sul pezzo, che nel tempo secondo voi sono migliorati o evoluti, o banalmente se avete anche dall'altra parte dei profili Instagram che invece vi piacciono particolarmente e che seguite assiduamente, i cui contenuti appunto vi interessano, sempre a tema libri e fumetti, insomma, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Per oggi è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!